Pronti? Si parte. Buongiorno a tutti, benvenuti sulla Berta, il mio fiestino classe 1998, sul quale ho caricato la bicicletta dietro e mi sto dirigendo in Monferrato, per la precisione a Camagna. E a questo punto dovrei ammettere che è la seconda volta che ci provo ad andare, perché la prima volta è andata più o meno così. Sono un vero coglione. Ho fatto 45 km in macchina e cosa ho dimenticato a casa? Il casco. E me ne sono accorto quando ho scaricato la bici, ero pronto e cerca il casco e niente, è rimasto in garage. Senza casco non giro. Torniamo a casa. Però adesso non so se riesco a rifarla oggi, cazzo. Porca troia. Ma torniamo ad oggi. Andrò lì perché? Perché da Camagna partono i percorsi della Monsterrato, un evento che fanno per valorizzare il territorio su strade bianche, appunto, del Monferrato, con bici d'epoca oppure gravel o mountain bike. Io oggi lo proverò con la mia gravel della Fuji. Non sono un gran sportivo, però mi sono un po' stufato delle risaie vercellesi della zona piatta qua, allora vado a farmi un po' di colline, vedere se le mie gambe e il mio fiato reggono. Una cosa della quale avrei dovuto informarmi, e ovviamente non l'ho fatto, sarebbe stata quella di sapere se le tracce della Monsterrato prevedono di passare dentro a delle zone private, dei terreni privati, che ovviamente durante l'evento vengono dati a disposizione, ma magari durante l'anno no. Spero di riuscire a passare ovunque, ma nel caso cambierò strada cercando di non perdermi. Mal che vada, spero che ci sia campo e chiamerò qualcuno a venirmi a salvare in mezzo alle colline monferrine. Molto bene, sono le 9:30, sono arrivato a Camagna e adesso, se non ho dimenticato niente, scarico tutto e si comincia a pedalare. Se si comincia in discesa vuol dire che si finisce in salita, sarà dura. Ok, 50 km fatti, me ne mancano circa 17, adesso mi fermo qua all'ombra, mi mangio una banana e poi si riparte. Banana un po' maciullata. Ovviamente ci va anche il dolcino, mangio una barrettina proteica e poi riparto.
come ultimo chilometro defaticante, cosa fai? Non ce lo infili un rampettino all'8-10%? Ah sì, dai, fatto 30, facciamo 31. Ottimo, posso considerare la Monsterrata Private Edition conclusa. Ho finito il mio giro con 66 km, credo 800 metri di dislivello positivo. Ho già caricato la bicicletta, tutta impolverata, sporca. E adesso riprendo la mia macchinina e torno a Vercelli. Adesso che sono sulla strada di casa, stanco e sudato come si può ben notare, cerco di fare un attimo le mie considerazioni sulla giornata e come è andata. È stata molto divertente e piacevole, anche se devo dire che il tracciato me lo aspettavo passasse in zone un po' più paesaggistiche, più Monferrato. Non che non fossero belle zone, anzi, erano zone che avevo già anche passato nel mio giro dell'anno scorso della randonnée all'Eramica. Però non so, il fatto che fossero i primi 50 km abbastanza tranquilli e negli ultimi 15 erano tutte lì concentrate le salite, la parte collinare, non mi ha convinto del tutto. Con questo non sto dicendo che il giro sia brutto, anzi, tutt'altro, Monferrato dove vai vai, comunque sono zone stupende. È che, non so, me lo aspettavo diverso, forse è quello, l'aspettativa differente, visto che ci fanno un evento, eccetera. Poi cos'è che dicono gli youtuber famosi per chiudere un video? Ah sì, se vi è piaciuto questo video mettete un like. Se non vi è piaciuto mettete un dislike. Se volete iscrivervi al mio canale iscrivetevi, se non volete iscrivervi non vi iscrivete. Attivate le campanelle, disattivate le campanelle. Insomma, fate quello che volete. Sappiate solo che io in questa giornata mi sono divertito. Ho cercato di trasmettere quello che ho fatto e come è andata la giornata. E se vi va ci vediamo alla prossima, se no a questo punto non so più cosa andare, non è che posso tornare indietro e rifare tutto da capo per rifarlo fatto meglio, mi spiace. Ciao ragazzi. Ragazzi, vorrei ricordarvi anche una cosa molto importante. Le cartacce e l'immondizia in generale non hanno le gambe, quindi non tornano a casa da sole. Come ve le siete portate in giro da piene, quando avete mangiato il vostro snack, ripiegate la carta, la riponete in un taschino, lo chiudete in modo da non perderla, e ve la riportate a casa, come l'avete portata in giro quando era piena, ok? Lo fate per voi, lo fate per la natura, va bene? Grazie.